campionato pit bike a basso costo che permette ai piloti di girare tutto il giorno e non solo il quarto d'ora della gara. Il tutto con le garanzie assicurative ed istituzionali della FMI. Un'avventura raccontata da noi di Sfida da Bar in un nuovo format dedicato Mobster Series 2018. Siamo al circuito Tazio Nuvolari, pronti per il primo round della Mobster Series 2018. 8:15 del mattino, le iscrizioni sono aperte. Andiamo a vedere chi sono i piloti che si sfideranno oggi qua sulla pista. So che arrivate dalla 24 ore di Le Mans. Sì, appunto, è un defaticamento per noi. Abbiamo fatto con Michael, che ora si sta iscrivendo, e la 24 ore di Le Mans domenica scorsa, quindi questa domenica, essendo liberi, Christian mi ha invitato. Io ho un negozio di moto, vendo YCF, quindi ce l'ho, e quindi ho detto perché no, sono venuto a provare questa cosa. Le Mans è stata una bellissima esperienza, una gara tra virgolette massacrante per tutti i piloti. E sono qui che insieme al mio compagno di squadra Luca Scassa mi ha detto andiamo a sgranchirci un po' dopo la 24 ore e facciamo una 4 ore con le pit bike. Devo ringraziare Luca Scassa, che è un mio grandissimo amico e mi ha invitato a partecipare a questo evento bellissimo. Siamo tanti piloti, le moto sono molto curate e insomma credo si prospetterà un bellissimo weekend. Beh, siamo qui per divertirci, per stare in compagnia degli amici. Le sensazioni è che sarà una giornata di gran divertimento e anche dura, perché una endurance è una gara dura. Allora, ricordiamo che la Mobster Series 2018 è patrocinata dalla FMI. Siamo qui con il dottor Rossetti che ci illustrerà quali sono gli adeguamenti tecnici obbligatori per poter partecipare a questo campionato e quindi che bisogna effettuare sulla moto. Ora, rispetto a una moto comprata dal concessionario e quindi poi trasformata per poter correre in pista, la federazione ha previsto alcune norme per migliorare la sicurezza del pilota e salvaguardare l'agibilità del tracciato. Queste sicurezze sono sicuramente la leva fissa o l'altra che è dello stesso tipo, che deve impedire il contatto di bloccaggio del freno proprio in caso di scivolata o di contatto fra i piloti. Un'altra cosa importante è la legatura dei tappi, in modo che se dovesse succedere dei problemi con l'olio, il tappo impedisce al motore di perdere e quindi impedire lo svolgimento della gara, perché occorre fermarsi per pulire. Altre cose di sicurezza sono, per esempio, come vedete, le pedane hanno quelle guarnizioni di gomma. Questo serve per salvaguardare l'asfalto, perché in piega tenderebbero a scivolare, quindi a rovinare l'asfalto e la pista, e se trovano un sasso o qualcosa potrebbero anche fare da perno e cadere. La verifica sul casco consiste nel controllare che innanzitutto ci sia l'omologa riferita all'anno in corso ed è riportata sulle norme sportive, e che la calotta sia integra, quindi non presenti delle ammaccature o delle lacerazioni che possono indicare una caduta precedente, quindi una fragilità della calotta. Mentre sulla tuta Texport di Federico Natali cosa dobbiamo verificare? Dobbiamo verificare che le protezioni che sono inserite siano idonee e che non ci siano lacerazioni che possono esporre la pelle del pilota in caso di scivolata.
Debutto in pista per lo sfida da bar Racing Team. Per la prima volta i tre piloti del nostro team si sfideranno in una vera gara in pista. Siamo in compagnia del team manager Leonardo Repetto. Allora, team manager fa veramente ridere, e in realtà l'idea di fare lo sfida da bar Racing Team c'è dal 2013, ovvero da quando è nato il programma. Abbiamo preso la palla al balzo di questa Mobster Series 2018 per provare a misurarci col problema di una squadra, l'assistenza in pista, i piloti, eccetera, eccetera. È nato tutto con Fede Natali, Enjoy Full Races, come potete vedere, perché è con lui che abbiamo gestito e seguito le attività in pista finora, e quindi ci piaceva l'idea di poter essere in qualche modo protagonisti. I miei compagni me li sono scelti ad hoc, sono due esperti specialisti delle pit bike, uno è Tommaso Ceragioli, corre già in altri campionati con le pit bike ma ha tanta esperienza, l'altro è Francesco Grillandini, viene dalle gare degli scooter, però con le pit bike l'abbiamo provato, va veramente forte. Francesco Grillandini, il fighetto, colui che è arrivato secondo alla terza edizione di Sfida da Bar Batti il Campione, edizione in cui il campione da battere era Lucchinelli, tanta roba. È un'esperienza che non ho mai fatto, quindi sarà tanta concentrazione, dovrò trovare un mio passo, provare a tenere quello e cercare di vedere la bandiera a scacchi, perché l'endurance non è subito tutto, come si sa, le emozioni poi si sopravvalgono, è troppo bello. Tommaso Ceragioli, pilota dello Sfida da Bar Racing Team. Ti sei appena cambiato al termine delle prove libere e sei stato il pilota più veloce del nostro team. Inizialmente correvo con scooter da pista su Zip e adesso corro nel 12 pollici Italian Cup in categoria S2 Under. Mancano 20 minuti al termine delle prove libere e tra le prime posizioni, a dir la verità, in quinta posizione troviamo Francesca, questa bellissima ragazza che le sta suonando, ma veramente tanto, a dei ragazzi forti, muscolosi e prestanti che ci sono qua in pista. Francesca, allora raccontaci come mai la passione per le moto e perché partecipi alla Mobster Series? La passione per le moto è nata più o meno quando io avevo 5 anni. E me l'ha trasmessa mio papà fin quando avevo pochi mesi, assistivo alle sue gare e più o meno a 4 anni così lui ha iniziato a portarmi in moto legata dietro col baby ride, e la prima moto che ho provato è stata, avevo più o meno 4 anni e mezzo ed era un mini cross 50, e da lì ho iniziato a correre poi con le mini moto fino ad arrivare alle mini GP e oggi alle pit bike. Entriamo adesso nell'ultimo quarto d'ora di prove libere, la fase più concitata, dove i piloti se le danno giù di brutto perché il risultato di queste prove libere andranno a valere come griglia di partenza. Andiamo a trovare Alberto Collino del team Techsport. Alberto, dovete sapere, era pilota professionista, fino al 2007 correva nel mondiale, ha ottenuto anche grandi risultati, poi ha appeso la tuta al chiodo oltre che a produrle e invece adesso ha deciso anche di tornare ad indossarla. Lo troviamo qua che sta facendo gli ultimi aggiustamenti sulla sua moto. Ciao Alberto, sei pronto per fare gli ultimi giri e spaccare il tempo e ottenere, diciamo, delle posizioni alla grandissima? Dai, ci proviamo, la pista è bella, c'è un bel sole, quindi... Beh, dai monitor io vedo che hai già messo dietro due piloti professionisti, Scassa e Bosco Scuro, quindi complimenti. Fa comunque piacere aver tolto un po' di ruggine dai vecchi tempi. Bene, grazie, a dopo, ciao. Paolo
Lolli, categoria 160, terzo classificato in questa fase di prove libere. Cosa ne pensi? Quali sono le sensazioni sulla moto? Le sensazioni sono ballerine, la pista è bella lunga e con la pit qua c'è da girare, però è molto divertente, la pista è bella. Secondo classificato Gianfranco Cuomo, che ha registrato un tempo di 1:52.79 con un distacco di un secondo e mezzo dal primo. La tua esperienza sulle pit bike, raccontaci qualcosa di te, da dove hai iniziato? Sono sempre andato in moto, ma sono 5 anni che sono sulle pit bike, prima volta che vengo in una pista così grande, così lunga, divertentissimo, quasi tutto di quarta piena, super soddisfatto del piazzamento per ora. Sandro Tarantino, primo classificato, ha stracciato tutti con un tempo di 1:51.16. Qual è il tuo segreto e cosa ti aspetti da questa gara? Il segreto è stato mettere a posto la moto. Pensare alla gara, la parte più importante della gara sono le prove. E quindi ce la siamo messi a posto in base alle buche, le sospensioni, e poi gli abbiamo dato un po' di gas dove pagavamo, dato che abbiamo un rapporto più corto degli altri. Non potevamo fare altrimenti e è stato bello, è stato bello. Ci siamo, i piloti sono partiti per il giro di allenamento in pista. Qui la partenza si fa nella stessa maniera della 24 ore di Le Mans. Siamo con Nicolo Rosso. Tu hai già fatto questa esperienza in passato? Sì, più volte, bellissima. Infatti mi sento mi sembra di rivivere l'atmosfera della gara francese, bellissimo. Grazie, in bocca al lupo. Crepi il lupo, ciao. Sono proprio a tutti a tirare come dei matti, c'è Nicolò Rosso che è squadra con Bosco Oscuro che tra un po' si lancia in 2-3 punti in qualifica, quindi c'è bagarre. Ora ci vediamo, divertiremo. Vediamo chi arriva in fondo. Come vedete la modalità di partenza è la stessa della 24 ore di Le Mans. Sulla destra moto accesa con aiutante che la tiene, sulla sinistra i piloti che corrono e scattano verso il proprio mezzo per il via. La gara ha inizio ed immediatamente si capisce che il tempo sul giro lo si fa interpretando nel modo giusto le chicane. Chi sceglie le traiettorie migliori riesce a far perdere meno velocità alla moto, facendola scorrere, come si dice in gergo, che quando hai potenze limitate è il caposaldo della prestazione. Insieme a ciò lo stare ben raccolti in rettilineo usando il più possibile le scie, una modalità alla quale nelle pit bike si è poco abituati nelle normali gare che si corrono nei kartodromi. Poco fa abbiamo visto sventolare la prima bandiera gialla ed ecco Andrea Boscoscuro ritirato dopo pochissimi giri da questa 4 ore. È incredibile perché le 24 ore le riesco a finire e queste 4 ore no, però è un peccato. Sarà per la prossima, se ci sarà occasione. Ti abbiamo visto rientrare. Problema tecnico, scelta tattica? No, scelta tattica, è ora di mettere benzina. Grazie. Sono uscito un po' prima perché avevo l'Olli che mi spingeva. Per fare 200 km con le pit bike in una pista veloce come il Tazio Nuvolari servono tante soste, soste che come avete visto non sono sempre all'insegna della massima concitazione perché è assolutamente importante far raffreddare un po' i mezzi.
Sono qua con Francesca, un grande peccato si è dovuta ritirare per un problema tecnico, anche se non dovrei dirlo, io tifavo per lei, solidarietà femminile, poi perché è una bravissima ragazza, appassionata e che ci dà tanto gas. Cosa è successo? Si è rotta la quarta. Nel rettilineo allungava solo la terza e andava in folle, quindi si è rotto il campo. Mi dispiace, ma ti rifarai sicuramente alla prossima, ne sono convinta. A presto. Il nuovo strumento della PZ Racing, lo Start Micro, è perfetto per le pit bike. Si tratta di un cronometro GPS dalle dimensioni compattissime ma di grande precisione. Grazie alla frequenza di 50 Hz che, come per tutti i cronometri PZ Racing, permette di rilevare la posizione della moto sul tracciato 50 volte al secondo. Si installa con il velcro biadesivo ed è alimentato da due batterie mini stilo. Facile da usare, piccolo, autoalimentato, misura il tuo tempo sul giro senza fronzoli. MSG Grafica è in grado di fornire servizi di insegnistica e cartellonistica per punti vendita, negozi, aziende, catene commerciali, uniti alla fornitura di stampati pubblicitari, commerciali e modulistica aziendale. Decorazioni su misura di vetrine, automezzi, carte da parati personalizzate, ingrandimenti fotografici su pannelli di svariati materiali, gadget promozionali di ogni genere e tipo. MSG Grafica è creatività e velocità per un servizio a 360 gradi. Speed and more. Apparsa la bandiera bianca crociata, gocce di pioggia sul tracciato, i piloti stanno rientrando al box per delle modifiche tecniche. Tilly, abbiamo appena visto una moto ferma, cos'è successo? Tranquillissimo pit stop, non sta succedendo niente, al momento la gara non è ancora bagnata da rain, quindi andiamo avanti così. Quindi si fermeranno anche gli altri due? Certamente, adesso in questo giro facciamo rientrare un'altra moto e dopo l'ultima che ci manca. Al momento sembra che abbiamo la migliore strategia perché siamo gli ultimi a fermarci. Ottimo, avanti così! Alla grande! Stai recuperando di brutto, Francesco, cosa ti sei inventato? Raccontaci. Sugli schizzettini la gente aveva un pochino di paura, io ho detto, senti, o provo ora o mai più. Full gas e via, niente e paura. E purtroppo abbiamo rotto, c'era già, le ha rotto la moto, o meglio, cos'è successo? Raccontaci. Purtroppo un problema tecnico al motore, molto probabilmente sono saltate le valvole, quindi... il gioco per adesso è finito. I tanti giri comunque compiuti da Ceragioli ed il buon passo in pista degli altri componenti del team, concomitanti con la rottura di alcune moto anche nelle squadre dei team concorrenti, ci fanno comunque continuare a sperare in un buon risultato per lo Sfida da Bar Racing Team. È stata esposta la bandiera rossa dei commissari, tutti i piloti rientrano nei box, gara bagnata. La gara è stata sospesa per mezz'ora, i piloti hanno quindi il tempo di risettare le moto e metterle in assetto da pioggia. Tilly, quali sono le modifiche che faremo? Oltre naturalmente alle gomme che ho già preparato, la cosa opportuna da fare è andare a sprecaricare un pochettino le molle, anche se l'ideale sarebbe proprio cambiare il K, cerchiamo di adattare un po' tutto quanto e lasciare un pochino più libere le idrauliche in modo tale che ci sia più trasferimento per dare un maggior feeling al pilota. Sono con Gianfranco Cuomo, anche lui ritirato, cos'è successo? Penso di aver rotto motore. Tra pochi minuti riprende la gara, siamo in compagnia del dottor Balestra, il commissario di gara. Cosa succede adesso?
Niente, rientriamo in pista dietro la safety car, come facciamo un giro, come la safety car esce e riprende la gara. Riprende esattamente, rientrano incolonnati nello stesso ordine in cui l'abbiamo interrotta per pioggia. Cosa prevede il regolamento adesso a livello di chilometri? Allora, i chilometri iniziali erano 200, ne abbiamo percorso circa 60, ne rimangono 140. Siccome il tempo massimo che abbiamo dato è 4 ore e riusciamo a stare nelle 4 ore, si concluderanno i 200 km iniziali che avevamo dato. È partita la safety car, i piloti devono seguirla per il giro di ricognizione, dopodiché potrà riprendere la gara. Stanno passando tutti proprio in questo momento, l'importante è che mantengano la stessa posizione che avevano prima dell'interruzione. E nel frattempo è tornato a splendere il sole. Al rientro i piloti sono più riposati e le moto si sono raffreddate bene, situazione che accende la competitività e l'innescarsi di bagarre serrate come quella tra alcuni piloti normalmente impegnati nel mondiale endurance. Spirito del gioco porta al confronto diretto tra piloti che in realtà non occupano nemmeno posizioni simili a causa dell'andamento della gara pregresso per soste e giri persi per interventi tecnici, ma che poi col reingresso in pista con la safety car si sono trovati gomito a gomito come Scassa e Collino per esempio, senza nessuna intenzione di lasciarla vinta all'altro in un testa a testa con magari 7-8 posizioni di differenza in classifica. Alla fine arriva per tutti la bandiera a scacchi, confermando che anche le pit bike possono fare l'endurance e tutto sommato l'affidabilità non è nemmeno diversa da quella delle moto adulte. Se vi sembrano tante le rotture meccaniche che avete visto, vi consigliamo un salto nel mondiale endurance per farvi un'idea di cosa possa accadere ai mezzi meccanici nelle gare di durata. Questi 200 chilometri? Ah, sono stati lunghi ragazzi. Lunghi ma fruttuosi. Sì, sì, mi sono divertito un casino. Non pensavo di riuscire a reggere il ritmo, siccome sono uno abbastanza irruento nella guida, diciamo, do tutto per tutto. Quanto ha contato il gioco di squadra e l'aiuto dei tuoi tecnici? È fondamentale perché comunque con la tabella ci siamo messi d'accordo per la benzina, che era fondamentale, e abbiamo fatto tutte le cose perfette. Racconti di questa gara, sensazioni e... Dura, poi con gente del calibro di Scassa e compagnia è stata lunga però è sempre bello misurarsi con gente come loro, che è il loro mestiere, quindi... Alberto, ti vedo un po' provato a fine gara, però ottimo risultato, ottavo, sensazioni, emozioni? Beh, contento, divertito tantissimo. Io prima ero al muretto e ho visto una staccata che ha fatto Scassa su di te, tu non hai mollato e l'hai superato esternamente e gliele date. Ma ci stiamo in dentilino, tipo ci toccavamo, ci spingiamo a vicenda, stavo ridendo veramente. Però dargliela a Scassa non è da tutti. No dai, è stata una bella gara, una gara di mio compagno, è una gara di endurance di pit bike, non l'avevo mai fatta, è bella, nel senso è un po' piccolina, mi fa male un po' da per tutti, purtroppo...
mentre ero lì che mi giocavo il podio si è rotta il tendicatena e quindi niente, ci siamo dovuti ritirare. Sistemata la moto, però ormai avevo preso 15 giri, quindi siamo rientrati, però devo dire che quando siamo rientrati sono stati 15 giri più belli, perché ci siamo scornati con Luca, Bosco Scuro e Collino, bellissimo, è stato... Ormai era divertimento puro, non pensavi più alla competizione? No, assolutamente, i miei sogni di gloria si erano ormai infranti e quindi divertimento e basta. Da rifare assolutamente, e la prossima dovrebbe essere un time attack, quindi se sono libero da gare o test, molto volentieri. Questo è il momento del podio, stanno per iniziare le premiazioni. La gara è stata divisa in due categorie, 160 e 190. E i piloti sono stati abbinati a squadre. Cosa vuol dire? Che l'ordine oggettivo di arrivo che abbiamo visto prima può essere stravolto in questa fase di premiazioni. Partiamo dalla 190, allora al secondo gradino del podio, Miraglia e Zaffoni da Torino. Di Lolli e Pieroni. Ragazzi, una parola veloce su questa vittoria. Una parola veloce, niente, siamo una squadra della Madonna. Basta. Sì, un divertimento unico. Categoria 160, al terzo posto. C'è Ragioli e Grillandini, adesso va bene. Al secondo posto Davide Oddo e Francesca Cagna da Cuneo. Vincitori della categoria 160, al primo posto Luca Scassa e Michael Mazzina. L'abbiamo presa più come divertimento, come allenamento per la 8 ore dello Slovakiaring tra due settimane, però è uscita anche una bella vittoria, io e Luca compagni di squadra dalla 24 ore di Le Mans, è una bella formula, è un bel divertimento per la domenica e... Lo consiglio a tutti. Come allenamento è ottimo, ci siamo divertiti, abbiamo fatto anche due calcoli con la benzina, abbiamo sbagliato, però per fortuna che la ragazzina 14enne ha rotto la quarta, perché sennò toccava fare secondi e il nostro team manager non ci avrebbe più fatto venire a correre. Sfida da Bar Racing Team, terzi classificati nella categoria 160 nella combinata squadre. Fede, dammi le tue impressioni. Il debutto è stato, diciamo, più che soddisfacente. Sì, la prendiamo così, va benissimo. Sì. Francesco, le emozioni di questo podio? Bellissime, bellissime, davvero. Ceragioli purtroppo è già ripartito verso casa, quindi ho preso io la sua coppa e la sua medaglia.